Ciao ragazzi, bentornati a bordo dell'astronave del capitano. Bentornati a bordo. Io sono il mago e sono tornato dopo un po' di tempo e oggi vorrei parlarvi della reincarnazione. Sto seguendo molto, sto rivedendo i video di Salvatore Paradino e La Buonanima e devo dire che mi ci ritrovo molto in quello che dice il grande maestro esseno che fu appunto Salvatore Paradino, scomparso poi recentemente, qualche mese fa. E niente, la reincarnazione. Io sento spesso, anche fra persone consapevoli, parlare di vite che si succedono nel momento in cui uno muore, sento anche parlare di rimembranze, no? Ricordi che uno ha di vite precedenti, magari anche nelle vesti di un altro sesso, oppure magari animali, o non lo so. E io in queste cose qui ci credo poco, anzi non ci credo proprio, e vi spiego perché. Io sono dell'opinione, la premessa è sempre quella, no? Che i miei video sono destinati a un pubblico di persone consapevoli, quindi non alla massa. Allora, io sono dell'opinione che all'origine di tutto ci sia appunto la luce bianca, il Dio, chiamiamolo come volete, Leona, da dove poi scaturì la Sofia, il Metropator, quindi la luce bianca, la corrente che genera poi tutto il nostro spazio temporale, e non solo, quindi ci sono anche altre realtà eteriche oltre al nostro spazio temporale. E al principio appunto c'era questa luce bianca che poi, per non so per cosa, per un incidente o per un difetto del programma, guardate, non lo so, o perché doveva essere così, si è frammentata insomma questa luce bianca, e quindi questo Dio, d'apostrofo io, la divisione dell'io appunto, si è frammentato in tanti pezzetti. Questi pezzettini qui, infiniti pezzetti, immaginate un vetro frammentato in miliardi di pezzi, miliardi di miliardi, infiniti. Immaginate questi, che ogni pezzo sia un essere umano, cioè ogni pezzo ha il suo nome, è Vincenzo, è Nicola, è Giulio, è Cesare, e che cazzo ne so, ogni pezzetto è un essere umano. Che succede? Ogni pezzetto vive la sua vita indipendentemente dagli altri pezzetti, però sono tutti pezzetti che appunto derivano dallo stesso uno, dalla stessa luce bianca. Sono pezzetti frammentati, sono pezzi di un puzzle, dell'unico puzzle. Quindi se io vivo la mia vita o il mio tempo nel 1400 e magari c'è Paolo che vive la sua vita nel 2017, non abbiamo niente in comune, perché siamo due pezzetti, cioè non siamo la stessa persona, perché siamo due pezzetti diversi, però abbiamo in comune l'origine. Quindi può essere, quando uno dice io ho ricordi di vite passate, può essere che ci sono persone più predisposte o più aperte, oppure pezzi di un vetro che era direttamente pezzi di un puzzle direttamente collegato ad un altro puzzle che, quando si è diviso, ha conservato in sé la rimembranza del puzzle che lo legava. Non lo so, se Paolo è andato a finire nel 1400, per dire, e vive la vita da contadino del 1400, e poi c'è Giulio che invece vive il suo spazio-tempo nel 2017 come direttore di banca, però ha un legame
cioè era il pezzo che lo legava, era il paso che lo legava a questo Paolo del 1400, lui penserà magari se un tipo, se fa delle autoipnosi oppure se è un tipo molto spiritualista, ecco, penserà magari di aver vissuto la vita di Paolo in una vita precedente. E questo non è vero, non è assolutamente vero, è solo perché appunto all'origine di tutti noi c'è sempre un'unica origine, un'unica cosa che ci tiene, dalla quale discendiamo tutti quanti, noi siamo un'unica creatura frammentata. E magari Paolo e Giulio erano direttamente collegati, cioè erano assai vicini, oppure si sono toccati al momento in cui questo Dio si è diviso, è esploso. E quindi noi non viviamo altre vite, non viviamo altri tempi, noi viviamo qui e ora, in continuazione. Anche come diceva Dante Alighieri, no? Nella sua Divina Commedia, aveva diviso che cosa? Aveva diviso questo spazio-tempo in inferno, purgatorio e paradiso. Non viaggiava in sottoterra oppure nell'alto dei cieli. In realtà la Divina Commedia racconta l'inferno e il purgatorio e il paradiso in terra. Cioè noi viviamo ripetutamente lo stesso spazio-tempo in cui siamo andati a finire, al momento in cui il Dio si è diviso, o noi ci siamo divisi dal Dio, perché poi siamo la stessa cosa, no? E quindi qual è il nostro compito? Il nostro compito è la ricongiunzione all'Uno. E come si fa questa ricongiunzione con l'Uno? Rivivendo la nostra vita infinite volte, facendo in modo che questa vita che noi viviamo in questo momento non sia un inferno, non sia nemmeno un purgatorio, ma diventi un paradiso. E al momento voi dovete considerare la vita come una sorta di videocassetta, no? Quando finisce riavvolgete il nastro, tornate indietro. Succede così perché è l'energia che genera la materia, quindi succede sempre così. La differenza qual è? È che le persone che ci sono, che hanno vissuto con voi la vostra vita o insieme parallelamente a voi, vostra madre, vostra moglie, i vostri figli, pure loro condurranno la loro vita nel loro spazio-tempo, eppure loro quando arriveranno alla fine ricominceranno il film. Ora, non ricominceranno per forza lo stesso film, perché dipenderà dalla vostra consapevolezza. Ed ecco che arrivano anche le rimembranze, oppure i déjà vu, chiamateli come volete. È come, non so se avete letto il libro La Torre Nera di Stephen King, quando Roland arriva alla Torre Nera e apre la porta, lui si ricorda in quel momento di averlo già fatto, di essere già stato lì. Anche Neo, quando arriva alla sala dell'architetto, l'architetto gli dice: tu già sei stato qui. È sempre la stessa cosa che si ripete. Allora noi, la nostra consapevolezza, la nostra preparazione in questa vita, nel nostro spazio temporale, deve essere quello di poter riportare, avvolgere il film e riportare indietro quanti più indizi possibili affinché emaniamo la vibrazione giusta, perché ragazzi noi siamo solo una vibrazione, siamo una vibrazione, e noi fin tanto che non componiamo la nostra melodia perfetta, la soggettiva melodia, perché è soggettiva per ognuno di noi, no? Quindi la personale melodia perfetta, noi ritorneremo sempre a ripercorrere lo stesso film, come un inferno, e piano piano magari lo potremo far diventare un purgatorio, e piano piano magari potremo far diventare il nostro qui e ora un paradiso, ma dipenderà dalla consapevolezza alla quale giungeremo alla fine, a fine vita spazio-temporale, anche perché la morte non esiste, muore il corpo che è uno scafandro, come diceva anche Salvatore Paladino, ma l'anima appunto è pronta per ricominciare la stessa vita affinché non si completi l'armonia perfetta, quindi non ci siano
stonature, non ci siano acidità, l'armonia perfetta, l'energia perfetta che si ricongiungerà poi all'uno. Quindi è questo il segreto di tutto. Quindi noi dobbiamo cercare di condurre una vita perfetta, e se non ci riusciamo dobbiamo conservare quante più rimembranze possibili al momento in cui ricomincia il film, si riavvolge il film, dobbiamo essere pronti. Ecco, questa è la reincarnazione. Per il resto, quando sento parlare di vite precedenti e esperienze, vite oppure io ero quello, io ero quell'altro, e io vi dico che per come la vedo io queste sono illusioni. Alcune volte sono riflessi di un ego, inganni del nostro tempo. In realtà, come dicevo, noi viviamo il qui e ora ripetutamente, fin tanto che non completiamo la nostra melodia, e allora poi magari riusciremo a raggiungere il nostro paradiso in terra e finalmente a completare l'opera. Ecco, a completare l'opera. Questo è tutto. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao, Aglio.